Nell'ambito dello sgombero di Villa Stefania del centro di salute mentale dei degenti dell'ex Villa Orizzonte, l'ASL Napoli 2 Nord ha indetto una gara per prendere in affitto un nuovo stabile e trasferirvi le suddette attività sanitarie. All'interno di questo bando vi è anche la ricerca di locali per spostarvi la guardia medica di Forio e l'ufficio legale dell'ASL al momento allocato sempre nel comune all'ombra del Torrione. La perdita del presidio di guardia medica a Forio, che serve anche ai comuni limitrofi di Lacamena e Serrara Fontana, rappresenterebbe una vera e propria sciagura sociale per i foriani, se consideriamo che Forio è il comune più grande dell'isola d'Ischia per estensione territoriale, il secondo per numero di abitanti. Contro lo spostamento della guardia medica da Forio per la difesa di questo importantissimo presidio sanitario, da tempo si batte con forza il consigliere comunale di opposizione del PCML Domenico Savio, che nell'ultima seduta del civico consesso ha proposto una mozione approvata all'unanimità. Dell'ultimo consiglio comunale, seguendo l'impegno che su problema ho avuto sin dall'inizio di questa storia, ho presentato una mozione del Consiglio Comunale che impegna la Giunta ad assumere ogni iniziativa necessaria perché la guardia medica non venga mai e poi mai spostata da Forio centro, considerato che Forio è il territorio più vasto dell'isola. Solo Forio ha circa 18.000 abitanti e non parliamo delle centinaia di migliaia di presenze turistiche all'anno. La guardia medica di Forio risponde anche alle esigenze dei comuni di Serrara Fontana e di Lacquameno. Per fortuna questa mia mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Ora noi ci aspettiamo e lo controlleremo, lo verificheremo nei prossimi giorni, ci aspettiamo che l'amministrazione comunale con la Giunta approvi immediatamente un documento indirizzato all'ASL Napoli 2 affinché nell'ambito della soluzione, e ci auguriamo rapida e rispondente alle esigenze del centro di salute mentale e degli ex degenti di Villa Orizzonte, la guardia medica di Forio resti su questo territorio e nell'ambito del centro storico di Forio. Ce lo chiedono, ce l'hanno chiesto tanti cittadini e di qui il proseguimento di della nostra battaglia a difesa del diritto a questa assistenza sanitaria.